Ugo Campagnaro, è finita questa stagione, è arrivata la salvezza nel finale e ci è voluto anche il tuo contributo per arrivare a questo importante traguardo. Pillon, quando sei stato pronto, ti ha subito chiamato in causa. Sì, non sono stato pronto quasi mai perché per i problemi fisici, però quando è arrivato il mister mi ha detto che mi ha fatto gestire bene, diciamo, così potevo dare il mio contributo alla fine, come dicevi prima. Mi è toccato entrare gli ultimi 20 minuti, magari un momento complicato, però almeno dare una mano per la salvezza, mi sono sentito anche meglio. Ugo Campagnaro vuole continuare a giocare? Ma se vengo gestito bene, come è successo alla fine, io mentalmente ho molta voglia di continuare. A Pescara? Pescara sì, perché mi trovo bene qua, poi bisogna vedere come continuano le cose qua nel Pescara, però l'idea mia è che se mi posso gestire, diciamo, fare almeno la metà delle partite o almeno essere sempre disponibile, per me andrebbe benissimo. Hai avuto sempre la stima della società, soprattutto del presidente Sebastiani, che ti aveva anche proposto un futuro da dirigente in questa società, comunque di restare a dare una mano al Pescara, questo è importante. Sì, è importantissimo per me, però ancora per fare dirigente non sono pronto, mi sento ancora di poter fare il giocatore e vediamo, dovrò parlare con lui e dopo dipende le idee che avranno, quello che ci comporteremo di conseguenza. Se dovesse restare Pillon, questo sarebbe per te un valore aggiunto perché ha avuto un buon rapporto col tecnico? Sì, il rapporto è buono e poi ho visto che lavora bene anche con tutta la squadra e questo è importantissimo soprattutto per un giocatore che ormai ho quasi 38 anni e penso che il lavoro dell'allenatore è far rendere al massimo ogni singolo giocatore e fare tutti gli allenamenti uguali a tutti quanti magari può penalizzare qualcuno. Bisogna far dare il massimo a tutti e lui penso che sia uno di mentalità aperta per riuscire a farlo. Quindi la possibilità come quest'anno anche per la prossima stagione è quella anche di firmare un contratto a gettone, accetteresti questo tipo di contratto? Ma anche il presidente sa che non è un fatto dei soldi, io me la sento ancora di dare una mano, per in quel senso non ci sono problemi.